mentre io ho bisogno di te, del tuo amore, del tuo perdono, mi presento così come sono, mi inginocchio davanti a te. Solo tu puoi capire perché porto in seno un segreto dolore, un'ansia qui dentro al mio cuore che mi blocca, non fa respirare. Aiutami Padre Pio, non riesco a pregare da solo, fammi riprendere il volo, ridammi la pace nel cuore. O frate della speranza, illumina il cammino, la notte stammi vicino, ti prego, ho bisogno di te. Padre mio ha avuto le stimmate il 20 settembre 1918 e queste stimmate, queste cinque ferite che sanguinavano, non si sono mai guarite, le ha portate sempre, però non si sono mai infettate, perché erano ferite che gli ha fatto Gesù risorto nel coro della chiesa di San Giovanni Rotondo. Però queste stimmate, come le altre ferite, tendevano a guarirsi e facevano le croste. Questa reliquia è costituita da alcune croste che Padre Pio faceva alle stimmate delle mani. Quindi questa reliquia è il sangue di Padre Pio, è la reliquia del sangue di Padre Pio, non del sangue molle, liquido, ma del sangue diventato duro, perché praticamente le croste, tutte quando ci feriamo, non vi ferite però per fare queste croste, cercate di non ferire. Che succede? Che il sangue attraverso le vene, chi è medico, se dico sciocchezze mi perdoni, arriva questo sangue alle ferite e si solidifica. Una volta io, che adesso ho quasi quanti anni, 80. Ve lo dico dopo, quando tenevo 24 anni, a San Giovanni Rotondo, il Sabato Santo 1965, ho servito la messa a Padre Pio, stavano molti, e allora che cosa è successo? All'offertorio della messa Padre Pio si è tolti i mezzi guanti, no? Che gli coprivo. Tolti i mezzi guanti, dal guanto sono cadute delle croste, piccoli pezzi, proprio piccoli, sopra l'altare. E io le ho raccolte queste croste, le ho messe nel manutergio che serviva al presbitero ad asciugare le mani e le ho tenute per 4-5 anni. Dopo sono sparite. Che cosa è successo? Io ho preso paura, come tenevo le croste di Padre Pio. Padre Pio era già morto. Perché non ci... Ho domandato ai medici, i medici mi hanno detto le dovevi conservare meglio, o nello spirito o in un ambiente neutro. Allora si sarebbero conservate. Io non le ho conservate, si sono evaporate. Ma le ho viste, le ho toccate proprio io. Queste qui, dal superiore del convento di San Giovanni Rotondo, sono state conservate e adesso sono la reliquia del sangue di Padre Pio. Questa è la reliquia, questo è il reliquiario costituito da Padre Pio che porta la croce e Gesù risorto. Ci sono tre reliquiarie come questi, uno questo qui, un altro ce l'ha il Santo Padre, il Papa, un altro ce l'ha il nostro Ministro Generale Cappuccino. Sono uguali queste tre reliquiari del sangue di Padre Pio. Questo reliquiario lo portiamo quando i sacerdoti, i fedeli, i gruppi di preghiera lo chiedono. Ma ecco, questa è la reliquia di Padre Pio. È una cosa preziosa, bella, eccetera. Però noi non ci dobbiamo fermare, non ci dobbiamo fermare, ma dobbiamo partire dal monumento che voi avete qui da 15 anni,
perché io mi ricordo che stavamo noi due. Voi due. Nessuno, no, chissà quando ce n'erano anche di loro. Dovete guardare il monumento che avete, le immaginette che avete. Ma dobbiamo pensare a Padre Pio proprio. E dove sta Padre Pio proprio? Sta in cielo. Insomma. Quando stava ammalato, noi dicevamo, e come facciamo adesso che tu te ne vai? E lui diceva, parlava in dialetto pure, no? Voglio, ma voi capite o non capite, la capite, la tenete o no? Se ragionate e sapete quello, e credete a quello a cui credete, dovete dedurre che io, quando vado là, dicevo là, dov'è là? Là, San Potito, no, più là. Là, quando vado là, quando il Signore mi chiamerà là, io da là, dico, mi posso aiutare di più? Noi non ci crediamo che i santi ci possano aiutare più dal paradiso che dalla terra, ma è così. E lui diceva, quando il Signore per sua misericordia mi chiamerà là, io dirò al Signore, farò questa preghiera, Signore, fammi aspettare alla porta del paradiso. Alla porta, e fa entrare prima quella di Candida, no, quella di Parolis, fa entrare prima nel paradiso i miei devoti, quelli che, e poi entro io. Allora Padre mio, dove sta adesso? Non sta dentro il paradiso con gli altri, sta alla porta che aspetta noi. Questo è il senso della fede. Sta. E praticamente nella nostra devozione questo lo verifichiamo. Padre mio è vivo, perché è vivo? Perché ha fatto i miracoli e li fa dopo questa vita. Se fosse morto, distrutto, non farebbe i miracoli. Invece se ha fatto i miracoli, noi dobbiamo ragionare pure un po', essere filosofi, che non soltanto noi preti abbiamo studiato la filosofia, ma tutti, e ragionare e aiutare la nostra vita. Allora, durante questi 3-4 giorni, cerchiamo di credere più a Gesù Cristo, di pregare, e la conclusione deve essere questa, che dobbiamo pregare per tutta la nostra vita, compresa o cominciando dalla Quaresima, per stare con Dio, perché Gesù Cristo ha detto, se uno mi ama, se uno prega, io e il Padre stiamo in Lui. Dentro di noi non c'è soltanto Padre Pio per l'affetto, ma c'è proprio Cristo Gesù. Viva Padre Pio, viva Candida e tutti voi Candida. Io ho avuto modo di conoscere anche Fellini, a Marcord. Vengo da Pietrelcina, dove tutto è avvenuto, dove c'è stato Gesù. E a un certo punto mi trovai nel 1900, quando la inauguriamo questa strada? 1901. Nell'uno. Sì. L'uno. 2001. 2001. Noi arrivammo, io e padre Riccardo, perché ci chiamarono da Pietrelcina, allora il parroco non poté venire, che era padre Antonio Gambale, di Montemarano, ma era parroco a Pietrelcina. Cosa successe? Disse no, chiamo padre Riccardo. Beh, io felicissimo, che avevo conosciuto padre Riccardo nelle sue confessioni, nei suoi momenti di verità, anche perché dovete sapere che padre Riccardo è il custode ufficiale delle reliquie di padre Pio, dove le ha donate a Giovanni Paolo II nella canonizzazione, le hanno portate lì in piazza San Pietro, se vedete i filmati le si vedono, eccolo qua, sono appena tre, e dissi padre Riccardo andiamo a Candida. Mi ricordo che c'era un grandissimo artista di Candida, Bruno se non vado errato, che ha regalato a noi anche dei momenti molto belli, e mise, ecco, io ricordo quel momento lì, c'era un bellissimo quadro. Padre Riccardo iniziò così, eravamo stracolmi come oggi, e disse, ma voi che pensate? Che Padre Pio, ma lo amate? Ma Padre Pio non offre birra, non offre whisky, non offre caffè, ma offre preghiera. Beh, in quel momento, sa, mi colpì un po'. Poi ho capito strada facendo, quando amore, anche in quello che è, etimologicamente ed empiricamente quello che si chiama reliquia. Qualcuno potrebbe dire non siamo devozionisti, perché nei paesi vicini dice no, non abbiamo tempo. Sì, è vero,
Ma se non ci fosse arrivato questo, saremmo stato qui? No, se non avremmo avuto un momento per dialogare, perché poi il dialogo fa parte di ognuno di noi, no? Caro sindaco, e allora che cosa dovremmo dire? Per fortuna che ci sono, almeno ci unisce, ci fa capire che un momento che va all'incontrario noi non lo possiamo portare dove vorremmo, ma almeno ci guardiamo negli occhi. Padre Pio è questo, farci unire, farci dare una stretta di mano, farci essere l'uno con l'altro. E quindi io voglio ringraziare sia il vostro parroco, che quando ho avuto la gioia come cappellano ad Avellino, ha detto che bello, voglio anche continuare questo discorso di dialogo, che poi è preghiera, anche a Candida. Quindi io devo ringraziarlo per come ha aperto il cuore, con come ha detto eccoci, ci siamo. Io vi ringrazio a voi che avete sfidato le nuvole nere per amore a Padre Pio. Il nostro amore per Padre Pio è più forte del clima avverso, per questo siamo qui. Grazie anche a questi bambini che sono gli eroi proprio della serata. Solo una cosa, grazie all'amministrazione, al sindaco, a Padre Riccardo, a Giovanni Mozzillo. Adesso, sapete, il Padre Pio era molto devoto alla Madonna. Quando faremo questa processione facciamo le litanie e vi invito a farle con tutto il cuore. Chissà come prega Padre Pio, con che fervore pregava Padre Pio a Santa Maria Assunta in Cielo. Per una volta lo facciamo anche noi. E poi un grazie perché siamo qui. Il grande miracolo di San Francesco penso sia la fraternità. Ed è una cosa bellissima per me essere fratelli e sorelle. Allora, con questi sentimenti, con gli animi, con uno spirito così, ci prepariamo a questa processione e a vivere intensamente questi due giorni insieme alle reliquie di Padre Pio. Grazie. Questo è il sangue insanguinato che aveva Padre Pio, donato a Padre Riccardo, come con l'autentica, che benedirà Candida, il parroco e tutti voi al momento che vivremo questi due giorni in chiesa. È un guanto che teneva Padre Pio nel 1961. Quando diceva la messa si toglieva i guanti Padre Pio e i frati li prendevano e dopo glielo davano, ma gli davano sempre quasi un mezzo guanto nuovo perché rubavano quello che aveva tenuto alle mani. E questo è uno dei guanti delle cose di Padre Pio. Padre Pio, ho bisogno di te, del tuo amore, del tuo perdono. Mi presento così come sono, in ginocchio davanti a te. Solo tu puoi capire perché porto in seno un segreto dolore, un'ansia qui dentro al mio cuore che mi blocca, non fa respirare. Aiutami Padre Pio, non riesco a pregare da solo, fammi riprendere il volo, ridammi la pace nel cuore. O frate della speranza, illumina il cammino, la notte stammi vicino, ti prego, bisogno di te. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori, prega per noi. Regina concepita senza colpa del peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Thank you.
bene, diciamo, questa statua che è stata regalata alla parrocchia di qua, Candida, dall'associazione. E poi nel mese di settembre, che è il mese anche della festa di Padre Pio, faremo diventare questa statua itinerante, cioè per chi vuole faremo andare la statua per le case e pregheremo là il rosario. Adesso vi invito a unirvi a me nella preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Supplichiamo con fede Dio Padre misericordioso, con la potenza dello Spirito Santo, egli continua a santificare la Chiesa e ci offre nelle sorelle e nei fratelli santi una fedele immagine di Cristo suo Figlio. Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di San Pio salvaci Signore. Per intercessione di San Pio salvaci Signore. Dio fonte di ogni santità, che fai risplendere nei santi i prodigi della tua grazia, concedi a noi di riconoscere in loro i segni della tua grandezza. Per intercessione di San Pio salvaci Signore. Dio di infinita sapienza, che hai costituito gli apostoli come colonna e fondamento della Chiesa di Cristo, conferma il tuo popolo nell'adesione piena e cordiale al loro insegnamento. Tu che hai dato ai martiri la fortezza per testimoniare il Vangelo fino all'effusione del sangue, rendici fedeli testimoni del tuo Figlio. Tu che hai ispirato alle Vergini il santo proposito di imitare Cristo, povero e obbediente, fa che non manchi mai alla Chiesa il segno della verginità consacrata come testimonianza dei beni futuri, preghiamo. Tu che riveli la tua potenza in tutti i santi e manifesti in loro il tuo volto e la tua parola, concedi al popolo cristiano che li onora di sentirsi sempre più unito a te, sommo bene. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non ci lasciare male. Che il Signore benedica questa statua, che al guardarla possa ispirare in noi sentimenti di pietà. E ancora, Dio, fonte di ogni santità e grazia, guarda con amore i tuoi fedeli che hanno preparato questa immagine di San Pio, amico ed erede di Cristo, fedele testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Benediciamo, grazie a Dio. Viva Padre Pio. Viva Pio. Allora, signor Sindaco, noi che abbiamo avuto la gioia, ma dico anche, come ebbe a dire Giovanni Paolo II, il privilegio di conoscerlo, perché sapete la storia, no? Noi ci troviamo a dialogare di questa verità di Dio attraverso anche un santo padre, Giovanni Paolo II, che lo ha conosciuto sia dal 48, dal 52, dal 54 per l'esattezza, e poi a farlo diventare santo, a portare gli onori dell'altare, ha detto: io ho avuto il privilegio. Bene, noi abbiamo avuto anche noi, siamo, per carità, siamo persone che camminano nei locassini della povera gente, figurate, però il privilegio di incontrarlo è una cosa molto bella. Quando si andava da lui e si cercava di confrontarsi, fu un momento molto bello che vi voglio esternare, perché poi l'affiction che abbiamo visto anche televisivamente, insomma, mai verità, però rappresenta un poco, e qualcuno diceva, portava, va bene così, va bene così, va bene così, perché sa, una cosa è fare Giuseppe Verdi, una cosa è fare Enzo Ferrari, una cosa è fare Padre Pio, sono due cose, tre cose diverse, insomma, no? A questo punto che cosa successe? Che c'era una persona di Pietrelcina, voi sapete che lui l'amava Pietrelcina, e diceva una cosa unica,
io la rivaluterò dopo la mia morte e la custodirò come la pupilla dei miei occhi. Poi amava i carabinieri in una maniera inverosimile, no? Chi le parla? Le è stato vicino per regalare un bellissimo momento di Padre Pio. Domani non mancano il presidente, il sindaco, non manca lei, ma non manca anche il comandante dei vigili della città, polizia, oggi è tutto accorpato, quindi polizia urbana. Domani daremo un momento molto bello per voi alla messa delle 11. Bene, che cosa successe? C'era un signore di Pietrelcina, si chiamava Agostino, aveva 1963, artigiano, faceva il falegname, però sapete, quella è una terra che non aveva grandi sviluppi, ma quando si metteva una porta era una storia. Un bel giorno un signore va e dice: mi devi mettere 36 porte. Oh Madonna mia, 36 porte. E io come faccio? Non ho liquidità per metterla, però la mattina si alza e cammina e va. Allora c'era la Banca Sannitica e poi lo buttano fuori. Va in un'altra banca, lo buttano fuori. Agostino nel piangere disse: è la mia fine. Ah. Va a casa, si stende sul letto e di fronte aveva un bellissimo quadro di Padre Pio. Padre Pio da giovane, quello lì con i capelli tagliati, sbarbato, bello. Che fa? Prende una scarpa che piangeva e tira questa scarpa vicino a quel quadro. Cade il quadro, si rompe tutto a terra. Erano quasi le 9 di sera. Lui la notte non riesce a riposare. La mattina si alza molto presto alle 4. Va a casa del migliore amico di Padre Pio da Pietrelcina. Si chiamava Mercurio Scocca, il suo compare. Bene, e si presenta con una forbice messa qui, quasi per dire: io me la lancio, adesso io voglio finirla, la mia vita. Ma che cosa è successo? Agostino, se non mi porti da Padre Pio, io impazzisco, io devo andare da Padre Pio. E buttava dentro sta forbice. No, ma ti portiamo, ma ti portiamo. Va a prendere un titolare di un bar lì in una piazza di Pietrelcina e con una vecchia macchina, allora non c'era ancora l'autostrada, fanno quella strada che sapete, arrivano a San Giovanni Rotondo. Per strada le dicevano: ma che cosa è successo? Perché stai facendo questo gesto? Diccelo, diccelo. Ma lui non raccontava. Lui non lo diceva e piangeva. Arrivano verso le 11 a San Giovanni Rotondo, il compare di Padre Pio, che era Mercurio Scocca, poteva entrare nella stanza dove c'era Padre Pio. Lui non volle salire, non andò da Padre Pio. Giustamente il compare Mercurio Scocca diceva: allora tu non stai bene con la testa, tu sei un pazzo, non ci hai detto perché io ti sto portando lì da lui. Niente da fare. Allora vieni giù al refettorio. Sapete che Padre Pio scendeva al refettorio, si inchinava per la preghiera, ma mangiava pochissimo. Non volle andare nemmeno al refettorio. A un certo punto dice: questo è un esaltato, è un psicopatico, che cosa è successo? Zero. Sapete che alle ore 16 Padre Pio diceva il suo rosario, no? E andava in quello che erano i vespri. Finito i vespri, Padre Pio passava nella chiesa per poi ritornarsene nella sua cella. A un certo punto nella chiesa, prima della chiesa nuova della San Pio, lui passava
Allora tutti dicevano Padre Pio, lui niente. Ah, cioè, ecco qua, si ferma Padre Pio, si ferma Padre Pio. Austin, vieni qua. Agostino esce fuori dalla colonna, c'erano le colonne, lì no, ci sono ancora. A un certo punto e si abbassa e piange. Ecco la dolcezza di Padre Pio, l'amore. Non era, come dicono, burbero, no, no, lui leggeva dentro che burbero. Lui era di un amore infinito, era di una gioia che forse non nessuno ancora ha capito. L'amore, la gioia, la bontà, la carezza che sapeva dare Padre Pio. Alza il mento di Agostino che si era appoggiato sui piedi davanti a tutti e lo guarda. Agostino, davanti a tutti, che trughi, ma scurio scocca, il compare, tutti. Dice, ma tu che te credevi? Perché parlava Sannita, Beneventano, Pietrelcinese. Ma tu che te credevi? Che ha scarpa? A Pietrelcina mi arrivava fino a San Giovanni Rotondo. Bellissimo. Lì avevano capito Scuoca che gli aveva tirato la scarpa. Ma tu credi che la scarpa mi arrivava fino a San Giovanni Rotondo, che era un tuo quadro mio? Bello, bellissimo. Lì fece capire, vabbè, va a te, ma tu metti pure il porto. Però ricordati una cosa. Tu tieni due figlie. Non ti montare a capo, che queste figlie verranno da me. Ritorna, può capirlo perché, e le due figlie, oggi una è suora e un'altra lavora a Casa Sollievo, sono da lui. La mattina va l'imprenditore, lo porta in banca, avvalla quello che si chiama la garanzia, gli fa dare qualche moneta per dire continua, vai avanti, e così mise e fece tutto. E quelle figlie sono là. Ecco, questo era l'amore che Padre Pio effettivamente faceva col passaggio di tutti i giorni. Ogni uomo semplice forza in cuore un sogno, con amore ed umiltà insieme potrà costruirlo, se con fede tu saprai vivere. Dove tutto è avvenuto. Così ebbe modo di dire l'amato Padre Pio, ma in Pietrelcina. Però con te si viaggia non solo l'italica nazione, ma il mondo. E possiamo dire dove tutto è avvenuto, dove siamo stati, dove andiamo. L'amore, la gente, il popolo, la fede, si riempiono le chiese. C'è l'amore dai giovani ai meno giovani, ai più giovani e a coloro che pensano di essere datati. Perché questo fenomeno? Padre Riccardo Fabiano, custode delle reliquie di Padre Pio, colui che ha avuto modo di conoscerlo e anche di scriverle, colui che oggi cammina sui suoi passi. Gianni, tu sai molte cose di Padre Pio, le so io, le sanno gli altri. Voglio dire questo pensiero. Padre Pio, tutto di Dio, tutto di se stesso, tutto della terra e tutto del cielo, è un uomo che Dio manda, uno di quegli uomini che Dio manda ogni tanto all'umanità per richiamarla a sé. E dove Padre Pio è stato, soprattutto a Pietrelcina e a San Giovanni Rotondo, questi paesi, le chiese nelle quali lui è stato, i conventi nei quali è abitato, sono diventati santuari. Che cos'è il santuario? È un luogo di Dio, della Madonna dei Santi, dove la gente accorre per pregare, per adorare, per credere, per rinforzare la propria fede. Il santuario. Tutto il mondo dovrebbe essere santuario di Dio, però non lo è.
dove però Padre Pio è stato, quel luogo è diventato santuario. Questo durante la sua vita di 81 anni fino al 23 di settembre 1968. Ma ecco qui la novità, tua e mia, che praticamente constatiamo. Dovunque andiamo con la reliquia di Padre Pio, con il nome di Padre Pio, dovunque quel luogo diventa santuario. Padre Pio fa santuario ogni luogo. In questi due giorni fa un santuarietto Padre Pio a Candida. Non perché Candida sia un piccolo, ma perché Candida è piccola come numero di abitanti, però è Candida. Proporzionatamente ogni luogo dove Padre Pio viene portato da te, da me e dagli altri con la sua reliquia diventa santuario, luogo di Dio, luogo di fede, luogo di amore. Questa è la mia esperienza di molti anni e con la grazia e l'aiuto di Padre Pio mi auguro e auguro a te e agli altri che continui. Amen. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra l'altra. Siamo qui a Candida in provincia di Avellino, sono venute le reliquie di Padre Pio. Ecco, io sono contento di questa giornata, spero che non sia una parentesi, a volte il problema non è accendere un fuoco ma mantenerlo acceso. Padre Pio è stato bravo, da quando sono piccolo mi è sempre stato simpatico come santo, perché uno che ha saputo sempre affrontare le cose anche con un sorriso sulle labbra, un sorriso disegnato sul volto. Ecco, non conosco tantissimo di questo santo, però un amico mio si andò a confessare da lui. Certo, non posso dire, non mi ha detto i peccati, però mi ha detto quello che alla fine Padre Pio gli disse, tu cerca di andare d'accordo con Gesù. E questa frase me la sono riportata un po', ha fatto eco nel mio cuore da quando sono piccolo. Io sono sacerdote, cerco un poco di andare d'accordo con Lui. A volte non è facile fare la volontà di Dio, però mi rendo conto che Dio ci sta e che c'ha un progetto grande per me e anche per la mia comunità a Candida. Allora, niente, pregheremo insieme. Qua a Napoli si dice una bella cosa, si dice che siamo fratelli, solo che non siamo cresciuti sotto lo stesso tetto. Questa è la cultura del sud napoletana che avvolgeva anche Padre Pio. E il mio sogno è questo, cioè il sogno di un sacerdote non è chissà che, è sperare che la comunità cresce come fratelli. Niente, ringrazio a voi, ringrazio l'associazione Amici di Padre Pio, ringrazio anche l'amministrazione e il sindaco al quale passo la parola. Buonasera, un ringraziamento al nostro parroco Don Cristian per l'invito che ci ha rivolto per questa splendida giornata. Mi pare di capire che si continua anche fino a domani nel pregare San Pio. La nostra comunità è molto, come dire, devota prima a Padre Pio e quindi poi al San Pio, tanto è vero che fu edificato sin dal maggio 2001 un monumento con la relativa statua di Padre Pio, quindi una comunità sempre attenta a tutte quelle che sono state le dinamiche anche religiose del santo di Pietralcina. Siamo onorati di aver ospitato la reliquia di Padre Pio, ringraziamo con grande orgoglio gli amici di Padre Pio che ci hanno onorato di questa giornata. E quindi spero che la comunità festante possa questa sera celebrare insieme a Don Cristian e a Don Riccardo, Padre Raffaele, la Santa Messa in onore appunto delle reliquie di San Pio e continuando la giornata domani in un clima di festa, sperando diciamo che il clima meteorologico ci dia una mano. La forza di consolare i cuori,
un laico che cammina sui passi di Padre Pio. Perché questa grande gioia, fede, ma soprattutto amore? Padre Pio, come noi sa, è un, prima di essere santo è stato un uomo, ha camminato nel futuro e poi è morto e è diventato santo. Io l'ho creduto dopo che il mio lavoro, che quando è comparso il suo volto nel carcere di Avellino, mi sono dedicato a lui. Solo volendo rinasceremo, 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 rinasceremo. Chiudiamo con non solo la responsabilità di una comunità, ma di un amore, di una gioia e di una serenità, che è teologia della vita. Chi avrebbe mai immaginato una splendida realtà che ci ha aperto le porte? Mentre, devo dirlo, qualcuno non ha la diffidenza, ma altre cose da fare, ahimè, sì, ma non è il momento. Lui ha detto, vi aspettavo. Ed ecco il suo sorriso, la sua gioia, il suo volto. Perché? Forse si è incarnato in quello che è il Cristo del terzo millennio e lo voglio ringraziare pubblicamente, qui attraverso la vostra emittente, ma perché questo amore, questa gioia che hai donato oggi alla tua comunità, ma che ami così tanto Padre Pio? Veramente l'hai detto tu prima, perché oggi tante cose ci dividono, questo santo dove arriva unisce, è un santo che tira, un santo simpatico, e io non ci potevo dire di no. E ti posso fare l'ultima domanda, perché è bello questo momento, è finita. Qualcuno dice, non è devozionismo, è stare insieme. Oggi hai messo tanta fortuna in questi tuoi parrocchiani, che sono tutti sorridenti, grazie a Padre Pio. Forse l'hai capito, perché gli altri sono un po' diffidenti? Non lo so, ti dico, il problema della Chiesa è che siamo bravi solisti e non sappiamo suonare una sinfonia. E a volte sembra che c'è questa autosufficienza. Però comunque Padre Pio vuole bene a tutti quanti e impariamo da lui. E io ti dico una cosa, questo tuo sorriso lo porteremo sempre con noi. Vabbè. E quando nella solitudine sentiamo di essere sconfortati, penseremo a te, non agli altri. Vabbè. Grazie per Padre Pio. Grazie a voi. Ti voglio bene. Pure. Dove c'è odio, io porti l'amore. Dove c'è offesa, donare il perdono. Dove c'è dubbio infondere fede, ai disperati ridare speranza. Dove c'è il buio far sorgere il sole, dove tristezza donare la gioia, donare gioia e amore, gioia e amore, gioia e amore. Fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori, non voglio avere ma solo donare, capire amare i miei fratelli, solo se diamo riceveremo. Se perdoniamo avremo il perdono, solo morendo rinasceremo, 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 rinasceremo. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie.